Con Sapienza Cup, quando vediamo stasera dei dialoghi a bordo campo con Valeria. Sì, peggio dei cronisti. Sì. Siamo in aria da punti a fronte. Sappiamo l'Udise che va a prendere il ghiaccio. Come si switcha la camera? Come si switcha la camera? Non lo so. Non c'è un tasto switch per la camera, oramai iniziate a registrare. Ma tolta. Sto prendendo l'Udise. Registra anche in terzi, wow. Ma perché il mio telefono non è giusto? Sto tipo facendo finta di mirare. È una tecnica orribile, però. Vediamo l'Udise che cura Peppe. Adesso arriva qui con la sua camminata sexy, lo vediamo. Vediamo che scuota la bomboletta. Sono sciocchi. Benissimo, dicevamo non solo calcio al Sapienza Cup, ma anche storie di vita vissuta. 55 secondi di me che metto il ghiaccio, benissimo. Valeria, ci raccontavi delle tue vicende amorose, no, barra vicenda amorosa. No, amicizie. Dove sono uscite? E le tue uscite? La domanda, qual è la domanda? Non è proprio una domanda, no. È una riflessione. No. Valeria che non conosce la regola del terzo appuntamento. Non la conosco, cos'è la regola del terzo appuntamento? Allora, il primo appuntamento è quasi con naturalità. Si parla. Secondo. Bravo Danilo, bravo! Si continua a parlare. Terzo. Si continua a parlare. Che vi dovete dire? Si va al cinema. Giammi. Sì, si va a sì. Bere. Sì, e poi? Si va a bere. Prima cinema, poi si va a bere. No. E poi? Ti fa cena, ti fa offrire la cena, poi ti fa offrire da bere. Tutto sto da parte della mattina, sto da parte fondamentale. Qual è questo? È il manuale dell'escort. Guarda che poi ti fa cena, ti fa offrire da bere. Io penso che ti riaccompagni a casa lui. Poi dici, non possiamo vederci più, non me lo posso permettere. Appunto. Vabbè, quindi che succede al terzo appuntamento? L'ovvio, vale. Gianmarco segna l'ennesimo gol. Vincono, ma quanto stanno? 18 a 0? 4 a 0, Valeria, 4 a 0. Ma di più, io ho visto. Però vale, siamo a 2 minuti di intervista, 2:10, ancora non hai rivelato cosa succede al terzo appuntamento. Io non lo so che. Fa la vaga, fa la vaga. Vale, tu al terzo appuntamento che fai? Vale, tu ci arrivi al terzo appuntamento. Aia, questo arriva al terzo appuntamento. Questo silenzio accusatorio. Cioè, ci devi arrivare al terzo appuntamento, nel senso. Magari questo è il problema. Esatto. Ma quando uno ci arriva. Si conclude. Si conclude. Giusto. No, non sei d'accordo. No, non conoscevo la regola del terzo appuntamento. Tu hai altre regole. Che regole? Buono. Poi ciao. Sto facendo cose.